Ecco, c'è ancora un altro esempio di ghiottoneria, e lo dico apposta perché parliamo di ghiotto, dal freddo antipasto in Italia, siamo a parlare di funghi, ma anche di sottoaceti, di sott'olio, no? Esattamente. Con chi ne parliamo? La nostra... Lei come si chiama? Io sono Maurizio Galfrei. Eccoci qua, buonasera, eccoci. Da Golosaria. Salute. Prima volta a Golosaria, no? No, assolutamente tanto no. Tanto tempo? La nostra è un'azienda con più di 100 anni di vita. Siamo specializzati nella produzione dell'antipasto tipico piemontese, le verdure con il tonno. Eccoci qua, dove sono? Questo? Eccoci. Il cosiddetto antipasto Po. Noi siamo dove nasce il fiume, veramente lì. Ed è la tradizione piemontese per cui... Dove nasce il fiume e dove la Lega prende quella... Beh, la Lega è venuta dopo, il fiume c'era già prima. E grazie, e viva Dio che è venuta dopo. Siamo lì, il Monviso pure. No, sto pure. Facendo una battuta, no? Assolutamente. Però per collocare un pochino, no, comunque Monviso, proprio lì, il Monviso proprio è in Piemonte, il cuore del Piemonte, delle valli che generano questi prodotti meravigliosi, che sono funghi. Sono, come le dicevo, l'antipasto tipico del Piemonte, le nostre sono terre... di campagna. Già 100 anni fa si mettevano via le verdure da consumarsi poi per l'inverno, in inverno, con una salsina di pomodoro e un po' di aceto. Questi sono prodotti pastorizzati, senza coloranti, senza conservanti, naturali, della tradizione del Piemonte. Poi, essendo delle vallate di Cuneo, non potevano mancare i porcini. Perché voi siete di Barge, esattamente. Barge in provincia di Cuneo, sì, siamo vicino a Saluzzo, è la cittadina principale. Guardate, vicino. Vi faccio vedere, guardate questa meraviglia qua. Questo è un pezzetto di fungo, guardatela. Così, anche un pezzetto così piccolino fa venire voglia di consumare tutto il barattolo, questa è la verità. No? La lavorazione è artigianale, il fungo è selezionato manualmente. Ma prendiamolo questo fungo, ce lo faccio vedere, guardi. Guardate, ragazzi, che è un porcino tagliato, ecco, questo. Ci faccio vedere attraverso il vetro quella meraviglia questo... di sezione di cappella di fungo di porcino, che è una esattamente roba, e questo invece è un fungo intero. Eccolo qua, vediamolo un po'. Eccoci qua. Porcini questo interi. Ghiotto. Ghiotto Galfrey. Perfetto. E come possiamo, esatto, voi come distribuite, come vendete? Il nostro prodotto è distribuito discretamente bene in Piemonte, in Lombardia. Naturalmente non siamo un'azienda a livello nazionale. Vabbè, questo può sempre arrivare, no? Ma chi lo sa? Oggi tra l'e-commerce, la possibilità di vendere sul sito e la capacità di essere a costi bassi, distribuibile in tutto, noi, in tutta Italia, insomma. Siamo bravini a produrre questi prodotti, probabilmente lo siamo molto meno nel commercializzarli. Comunque speriamo. Da quanto producete? Da quanto c'è l'azienda Ghiotto? Ma la nostra azienda è iscritta nella Camera di Commercio dal 1901. Però. Quindi è già un po'. E se lei dovesse consigliare uno dei suoi prodotti ai nostri lettori, quale? Insomma, un prodotto. Anche due, dai, due. No, un buon porcino sott'olio è una cosa, è un prodotto che parla da solo, ecco. Eccoci qua. Quindi chi conosce e apprezza la qualità del porcino sicuramente si trova bene con i nostri. E poi? E poi il nostro leader comunque è il ghiotto, tonno con i funghi porcini. Eccoci qua, tonno e porcini. Esattamente, questa può essere un po' una chicca per molti. Allora, voi operate, mi ha detto, dal 1901, no? Sì, esattamente. Quindi qualche esperienza di quello che si ha a che fare con l'amministrazione pubblica ce l'avete. Una cosa che va bene e una che va male dal punto di vista del rapporto con la pubblica amministrazione. Ma guardi, non... mi coglie impreparato, perché dovrei forse dirle un qualche elenco a cui non sono pronto. Per dire una cosa d'impulso, che poi magari è d'impulso, preferisco astenermi al momento. Ecco. Però c'è ancora la voglia di continuare, la fiducia in questo paese? Ma guardi, più che altro il rispetto per il lavoro che hanno svolto i miei genitori. Quante persone lavorano con lei? Una ventina. Beh, sono 20 famiglie. Beh, sì. Forse anche qualcuno in più. Beh, insomma. Magari uno ne ha due, insomma. Però insomma, effettivamente siamo in un mondo che sta cambiando, global, e global sovente non è bello, per cui insomma siamo legati molto alla tipicità, alla tradizione dei nostri prodotti, alla nicchia anche del nostro prodotto. Buona Golosaria, a Ghiotto, in bocca al lupo. Grazie e andiamo mille, avanti credi. Così. Portiamo. Speriamo. Queste meraviglie in giro per il mondo. Dai. Grazie mille. A lei. Grazie.